Walesa, l'uomo della speranza, del regista polacco Andrzej Wajda, è stato presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel film che esce in Polonia in ottobre, Walesa è interpretato da Robert Witkiewicz. Nell'opera si rintraccia buona parte della carriera del sindacalista e uomo politico polacco, vincitore nel 1983 del premio Nobel per la pace. Tuttavia, al momento in cui Walesa diventa capo di Stato, nel 1991, la sua popolarità crolla. Ai polacchi non piacque il suo piglio interventista, troppo anticomunista e profondamente litigioso. Credo che non potevano esserci così tante false informazioni attorno alla figura di Walesa come il responsabile di problemi e sconfitte. Nessuno ricordava che era stato lui a portarci la libertà. Il regista ha dichiarato di aver sentito il bisogno di presentare il vero Walesa al mondo e di ricordare la grande opera compiuta dal sindacato Solidarność. Aveva capito che questo era quello che si poteva fare, si sarebbe potuto fare, quello che sorgeva dal profondo dei nostri cuori. Vi dirò che questo per me è stato il film più difficile della mia vita, anche perché il suo protagonista è ancora vivo e quindi tutte le opinioni gravano sopra di noi. Il film si conclude prima del periodo relativo alla controversa presidenza di Walesa. Wajda aveva incontrato l'elettricista nel pieno dei tumulti degli anni Ottanta, all'epoca degli scioperi ai cantieri di Danzica, quando col suo carisma creò un sindacato che avrebbe guidato il processo di liberazione ad est.